Stiamo transitando per quella che fu la culla della nostra storia, l'Appia antica. Beh, per essere antica si mantiene ancora bene. È più nuova della Via Olimpica. Bra. Il fisico dei Quiriti ce l'abbiamo. Dei cretini? Dei Quiriti! Ah. Sveglia, farabutti. La stradale antica. Ma quanto dura sta festa? Aspetta, fammi riordinare le idee. Stiamo aspettando i vostri comodi. Alzatevi. In piedi! Siamo scappati, eh? Vi aiuteremo noi a trovare il vostro padrone. Tutta colpa tua con queste storie sull'antica Roma. Mi hai fatto una testa così. Sono fissato. Da dove mi giro giro vedo antichi romani. Ti sbagli, io non sono matto. Eppure mi sta succedendo come a te. Quindi la spiegazione è un'altra. Quale? Se te la dico non ci credi. Eh? Stiamo vivendo nell'antica Roma. E no che non ci credo. E invece è così. Abbiamo fatto un salto indietro nel tempo di 20 secoli. Ma com'è possibile? E che ne so. Ma non sei contento di vivere questa gloriosa avventura in questa Roma antica, in questa Roma imperiale? Con un padrone come Petronio faremo molta strada. Avete contaminato la merendina dell'imperatore. Guardie! Stai calmo. Ave Quinto. È arrivato Quinto. No, è arrivato primo, l'ho visto io. Questa è la vera attività del servizio dietro l'etichetta di una società commerciale. Beh, come copertura è abbastanza scoperta. Ave Cesare, che gli dèi veglino su di te. Questo è Tigellino, il capo del controspionaggio. Ti porto due nuovi agenti. Tigellino, che gli dèi veglino su di te. Due braccioletta a Muzio Scevola. E che? Braccioletta scottadito. Scevola è quello che si brucia la mano. Ah. Due ricatoni alla messalina. E che sarebbe? Alla puttanesca. Ah. Ricordi di Roma? La lupa del Campidoglio. Attio Regolo dentro la botte. I gioielli di Cornelia un sesterzio al pezzo. I gioielli di Cornelia un sesterzio. Cornelia. Me ne vado? Psst. Mi dia i gioielli. Dagli un sesterzio. E questi chi sono? Cornelia chiamava gioielli i suoi figli, i Gracchi. Ciccio, che Gracchio dici? Non li voglio. Mi dia una cartolina illustrata. Che vuoi? Niente, è un'usanza delle nostre parti. Una cosa barbara. Scommetto che non ha neanche il biglietto della lotteria di Canzonissima. Un'altra cosa barbara. Più barbari di così non potevate trovarmeli. Due veri incivili. Primitivi, ottusi. Franco la finestra! Barbaro, Barbarello. E se te lo dico io, ci puoi credere. E come mi sono comportato? Come un barbaro. Per gli dèi dell'Olimpo, queste tue parole mi fanno sentire Ciccio in seno. Vuoi dire Achille in seno? Fidati di me, in certi casi. Ciccio è meglio di Achille. Una cosa non capisco. Com'è possibile che mi sono scordato tutto? Vieni, fammi un riassunto delle puntate precedenti. Ehi voi, venite a prendere il latte. Cosa hai detto, gentilissima schiava? Ho detto che dovete prendere il latte. Tutto. Tutto, è un ordine di Cesare. Che strano modo di fare colazione. Usanze della corte. Ciccio, credi che riusciremo a salvarci? Sì, col cocchio. Ciccio, frena! Ciccio, frena! Frena! Un carrettino della malora. Ma non c'era davanti il muro della villa di Seneca? Quale Seneca? L'onorevole, quello che ha dato la festa per la sua pupilla. Che era pure l'amante di Poppea. Seneca, l'amante di Poppea. Sei tanto ignorante da sveglio, ma in sogno ne sai più degli storici. Perché dormivo? Visto che hai sognato gli antichi romani, ti conveniva stare sveglio e ascoltare me, che avevo incominciato a raccontarti il Satiricon.
Ma lo vuoi capire che per due come noi, col lavoro che facciamo, la cultura romana è la base? Due bucatini alla Giulio Cesare, uno sobbuca alla Caligola. Marciano i bombolotti imperiali? Marciano, marciano.